Siamo passati alle cartoline. Delle cartoline, 10 cartoline per avere 10 temi, in cui nel retro per ogni parola abbiamo messo delle proposte sul tema dell'accessibilità, sul tema dell'Europa, sul tema dell'innovazione, sul tema della cittadinanza metropolitana, sul tema del welfare generativo, della cultura e della conoscenza. Per questo volevo che questa fosse anche l'occasione per invitare alcuni amici ad un dialogo sull'idea e sulla visione che abbiamo di Bologna. E la prima persona che farei salire su questo palco è Filippo Taddei. Allora, prima di dare la parola, dovete sapere, ci sediamo? Come vuoi? Anche se io sul palco, se non sono preciso. Ah, vuoi ci sediamo? Ci sediamo. Che così siamo anche... intervista adesso, bene, allora sì. Allora, dovete sapere, vi racconto due cose di Filippo. Uno è il fatto che è anche colpa sua se io mi trovo qui in questo momento, nel senso che una delle iniziative, una delle mie prime iniziative politiche è stata proprio con Filippo Taddei in prossima fermata Bologna, te lo ricordi? Era il 2011, ma alla fine non erano passati tanti anni. Qualcuno. Però davvero ho sempre stimato molto il modo in cui Filippo porta avanti un'idea di politica fatta in maniera innovativa, parlando nel contenuto delle cose, con competenza, e quindi ci tenevo che fossi tu qui con noi oggi a dire un po' perché il motivo è Bologna e che cosa ci auguriamo per il futuro della nostra città. Marco, io ti ringrazio, per me è un piacere essere qui naturalmente, ma vorrei che foste tutti tranquilli, io non ho nessuna responsabilità, se lui è qui non è colpa mia, è stata una sua scelta, anzi io l'ho dissuaso, ho fatto tutto il possibile. Non ho avuto successo, ma questo fa parte dei miei grandi fallimenti, ma vedi, quando ti occupi di, insomma, hai l'opportunità, o se vogliamo, per meglio dire, più che l'opportunità, hai l'occasione nella vita di occuparti della politica a livello nazionale, di pensare, di poter intervenire sulle leggi, su questioni che sono anche per te molto importanti, su quelle che hai studiato tutta la vita e che per te sono centrali, come può essere il lavoro e l'economia, immediatamente ti rendi conto che anche la migliore innovazione, la migliore riforma, il miglior cambiamento legislativo si regge su una capacità di tenere insieme i diversi livelli di governo. Cioè tenere insieme quello che, se vogliamo, è quanto viene deciso a livello nazionale, lo spirito della norma, il fine della norma, e poi essere certi che effettivamente quando quella norma viene portata vicino ai cittadini e quando tocca direttamente le loro vite, abbia degli amministratori, abbia un personale politico, una classe dirigente che sia in grado non solo di interpretare quella norma, ma di renderla efficace, di farla funzionare, di portarla effettivamente a rispondere alle necessità delle persone. E Marco, alla fine quello che io chiedo a te, quello che penso tutte queste persone si aspettino da te è esattamente questo: la capacità di continuare e di collocare e di portare a livello locale, certo vicino, fare in modo che Bologna sia parte di questa trasformazione e di questo cambiamento che stiamo cercando di generare a livello nazionale. Ora, pensiamo sul lavoro un attimo, no? Il lavoro è chiaramente, definisci le norme, definisci i servizi che sono a disposizione del cittadino, ma se questi funzionano dipende da come effettivamente se le istituzioni locali sono in grado di articolarle, di portarle vicino, di non magari far rimbalzare il cittadino da una parte all'altra perché il mandato non è chiaro, il coordinamento non è chiaro, la programmazione non è centrale. Bene, noi abbiamo bisogno di persone che evitino tutto questo, che perché condividano lo spirito di quelle riforme, bene, sappiano anche farlo poi funzionare, farlo camminare su gambe proprie. In questo senso questa è poi la Bologna di cui abbiamo bisogno, una Bologna che sia una città modello del cambiamento, interprete del cambiamento e non suddito del cambiamento, che non lo subisce ma che lo gestisce. E per questo abbiamo bisogno di una classe dirigente che sia coerente con quello sforzo nazionale, e per questo insomma siamo qua. Grazie Filippo, io sono molto d'accordo, cioè spesso le città vengono vissute solo come i luoghi della nostra vita dove le cose accadono, però le città in realtà possono diventare protagoniste del cambiamento se
riusciamo a dare una visione delle cose fatte nelle amministrazioni e gli diamo una direzione di marcia verso dove vuole andare questa città. Tu dove ti immagini che Bologna debba andare nei prossimi 10 anni? Proviamo un attimo a fare quello che la politica dovrebbe sempre fare, cioè avere un pensiero lungo, non alla scadenza elettorale, non al domani, ma in qualche modo al dopodomani. Come ti immagini il futuro della città di Bologna? Guarda, io mi aspetto, quando le persone sono in difficoltà, il momento, forse uno dei principali momenti di difficoltà nella vita è quando il lavoro l'hai perso. E quando, avendolo perso, naturalmente non vuoi mollare, ma vuoi la possibilità di ritrovare un lavoro. Ora, io so che ci sono degli strumenti, che sono a disposizione, so che esistono diritti in più che, anche in conseguenza di quello che abbiamo fatto, sono nelle mani dei lavoratori, come l'assegno di ricollocazione. Però una cosa è il diritto, una cosa è che quel diritto possa essere trasferito e messo effettivamente in grado di funzionare nelle mani del cittadino. Per fare quello il comune, anche se il comune non è centrale, perché non è il comune che gestisce un ufficio di collocamento, fa politiche attive, però il comune è il punto di appoggio. Ogni volta che la difficoltà del cittadino si materializza, il comune è la prima istituzione con cui il cittadino entra in contatto. E la capacità di indirizzare il cittadino verso le opportunità, gli strumenti che esistono, farli in maniera efficace, non fargli perdere tempo, per riavviarlo al lavoro, beh, quello è centrale. Ed è esattamente il ruolo che noi ci aspettiamo da Bologna. Ora, certo Bologna è un contesto migliore rispetto agli altri, certo qui la disoccupazione è inferiore rispetto al resto del paese e magari, se vogliamo, la ripresa dell'economia è avvenuta un po' prima, ma c'è ancora moltissimo da fare. Siamo ancora a un livello di disoccupazione doppio rispetto a quello dell'inizio della crisi e quindi c'è bisogno di questa trasformazione gigantesca. Oppure pensiamo, una delle parole chiave della tua campagna è l'accessibilità, no? Ora, noi abbiamo votato su questo, Francesca, dopo di me vi dirà certamente molto. Però per la prima volta noi come governo nazionale stabiliamo non un'operazione sperimentale ma permanente, strutturale, di intervento e sostegno della povertà. Uno stanziamento crescente nel tempo che dal 2016 va a crescere e che va a sostenere la riconduzione delle persone che sono scivolate dalla povertà dentro i confini della società e poi del mercato del lavoro. Uno sostegno di inclusione attiva che è finanziato non su base sperimentale ma universale e permanente nel paese. Ma come pensate che funzioni questo? Se non attraverso un coinvolgimento delle istituzioni comunali che sappiano sì utilizzare quelle risorse ma complementarle a quello che serve per uscire dalla marginalità e per riportare le persone dentro. Bologna, guardate che se questa sfida fallisce a Bologna, fallisce in tutto il paese, perché se non funziona in un contesto come questo, che con tutte le sue difficoltà rappresenta comunque il pezzo più avanzato della nostra economia, più avanzato in termini di diritti sociali, allora con che credibilità noi possiamo andare nelle paesi a dirlo? E dirò di più, con che credibilità noi possiamo andare e fare questo tipo di promessa nel paese nel momento in cui, se falliamo oggi, noi governiamo tutto. Governiamo il governo nazionale, governiamo la regione, governiamo il comune e lo facciamo magari anche con una classe dirigente rinnovata. Dopo che avete detto Marco non avete più scusa, e soprattutto il Partito Democratico non ha più scusa. Grazie. Grazie davvero a Filippo, anche perché, guardate, una delle cose più toccanti di questa campagna elettorale è stato quando facevamo un banchetto a Villa Torchi e a un certo punto ci si è avvicinata una persona che era diventato da 8 mesi un senza fissa dimora. La cosa più drammatica per chi fa politica è non avere la risposta per quel tipo di problema. Queste sono le cose davvero che ti toccano, perché poi devi dare una capacità di ascolto e devi dare anche una capacità di risposta, ma io sono d'accordo che il tema del lavoro, il tema delle marginalità sociali sono i veri motivi per cui poi noi facciamo politica come vocazione. Quindi il punto è, in alcuni casi, saper dare ascolto a chi si trova in una situazione di bisogno e cercare di dare una risposta. Quindi sono d'accordo che le politiche del lavoro devono partire a livello nazionale, ma in qualche modo deve esserci un dialogo continuo con le istituzioni perché queste cose abbiano risposta. Non ci possiamo accontentare di avere un livello di disoccupazione, diciamo, basso rispetto al resto d'Italia. Una città come Bologna deve avere l'orgoglio di essere all'altezza della sua tradizione, cercare di essere all'avanguardia in Europa. Quindi me lo auguro, Filippo, e mi auguro che si possa lavorare sempre insieme anche dal 6 giugno in poi con lo spirito che ci contraddistingue. Siamo quelli che quando si doveva fare Prossima Fermata Italia, a un certo punto, per spiegare che cos'era l'innovazione e la creatività, c'era un video sulle galline. Ti ricordi?
lì c'era la parte del gruppo di gente terrorizzata sul video delle galline, invece era molto innovativo tutto questo. Bene, io chiamerei